Per molto tempo ho composto musica e suonato il pianoforte, e suono ancora. Con la musica fai dei bellissimi viaggi, pur rimanendo seduto. La musica ti fa immaginare il mondo, mentre la fotografia ti impone di andarlo a vedere. E dato che volevo vedere il mondo, ho preso la mia macchina fotografica e sono uscito. Ho visitato molte città che sono diventate per me bellissime modelle. Nelle città trovi tutto: architettura, colori, mercati, cibo, chiese e soprattutto persone, facce, vita. Viaggiare è vedere attraverso un occhio differente ed è stato per me motivo di crescita spirituale. Essere viaggiatore mi ha insegnato a non giudicare, a relativizzare, a spogliarmi dei pregiudizi, a distaccarmi dalla realtà da cui provenivo, per aderire e accogliere quella verso cui stavo andando. E il mio viaggio è continuato anche quando sono ritornato in studio per scegliere le fotografie e stamparle. Stampare una fotografia con inchiostri originali e su carta pregiata la preserva nel tempo molto più a lungo di un file che si può danneggiare o corrompere o non essere più letto dai nuovi sistemi, dalle nuove tecnologie. I contrasti e i colori di un monitor rendono certamente molto attraenti le fotografie, ma è guardando le incorniciate appese al muro che ritrovo l'intimità, l'unicità, la connessione con l'anima dei posti che ho visitato. Un'immagine stampata ricorda un momento vissuto. Io ritorno col pensiero nei luoghi che ho amato, saltando a piè pari e ritroso i gradini della memoria. E guardando una foto stampata, riesco a sentire il fruscio delle foglie, l'odore del mare. Tra i luoghi da me visitati, l'isola di Capri. Ho cercato di rivelarne l'essenza, focalizzando il mio obiettivo sulla grandiosità della sua natura. Ho vagato per questa affascinante isola traendo ispirazione dai giardini di ville eleganti, silenziose viuzze e case che sembrano navi che trovano rifugio su promontori rocciosi per sfuggire al mare in tempesta. Fotografie contenute in un libro che ho pubblicato dal titolo Capri, Light and Black and White. Stampo le mie fotografie in diversi formati e utilizzo prevalentemente la carta fine art barita della Hanemühle. Ha un bianco brillante e la struttura è eccezionale per riprodurre un effetto tridimensionale. Attraverso uno strumento che si chiama calandra accoppio poi la carta ad un supporto rigido chiamato D-Bond, un sandwich di alluminio gomma alluminio dello spessore di 3 mm. Infine inserisco la foto in una cornice senza vetro, predisposta ad accogliere perfettamente la fotografia al suo interno, e confeziono il tutto in un elegante scatolo dedicato su cui viene scritto con il laser il titolo della foto. Ogni immagine porta con sé un segreto. A volte si rivela diversa da ciò che mi aspetto, ma il vero dono di essere fotografo è scoprire e capire il suo segreto. Trattenere la memoria e riascoltare il loro suono è ciò che provo ogni volta che le guardo, anche se solo di sfuggita. È stato un grande privilegio per me avere visto tanta bellezza.